Voglio vivere così. Bentornati su Radio Yes, state ascoltando Voglio Vivere Così. Adesso parliamo, come vi dicevo, di spettacoli, di teatro. Andiamo in cucina, ma lo facciamo musicalmente, credo, perché il titolo è tutto un programma. Diamo il benvenuto a una delle attrici protagoniste, Sara Greco Valeria. Ciao, Sara Greco Valerio. Valerio, ecco appunto. Mi sembrava strano che ancora non avessi sbagliato nulla, quindi grazie mille di avere qui. Figurati. Grazie Sara. Ciao, benvenuta a Voglio Vivere Così. Siamo per parlare di questo spettacolo. Allora, come dicevo, gli ascoltatori, Note di cucina mi fa pensare a qualcosa che ha a che fare con una tavola imbandita, nonché forse con della musica. Dimmi tu. Beh, la musica è presente dal vivo, abbiamo Giorgio Carducci che canta dal vivo accompagnato da Simone Colavecchi al liuto. Ti fa pensare a una tavola imbandita, giustamente, e ci arriveremo nel corso dello spettacolo. Diciamo che la tavola è una scusa. Ah, ecco, è una scusa per affrontare varie tematiche della vita da diversi punti di vista, che possano essere quelli degli uomini o quelli delle donne. Esatto, in scena siamo in quattro, c'è Giancarlo Fares, Alessandro Porcu, Raffaella Cavallaro ed io. Non sono quattro personaggi, non sono quattro caratteri, sono semplicemente quattro esseri umani. Mm-hmm. Che si ritrovano, come spesso accade, a parlare a volte senza ascoltarsi, a volte cercando di sovrastare l'altro, cercando di primeggiare, il tutto in un flusso di coscienza folle che Rodrigo Garcia ci ha regalato. Ecco, perché ricordiamo che questo spettacolo è tratto proprio da un suo testo. Siamo qui quindi a sviluppare queste tematiche che verranno affrontate anche nel corso dello spettacolo attorno a una tavola imbandita, ma in che epoca è ambientato il racconto? Ah, e questa è una domanda molto interessante, perché in realtà non c'è un'epoca. Estemporaneo. Sì, nel senso che, come ti dicevo prima, non essendoci dei veri e propri personaggi, ma essendo in scena degli esseri umani, ci sono cose comuni a tutti gli esseri umani, quindi non c'è un'epoca. Non c'è un tempo, c'è solo uno spazio in questo senso, vuoi dire? Ecco. Esattamente. Molto bene. Senti, due uomini si contendono due donne, ho letto bene? Due uomini si contendono due donne, sì, si contendono la stessa donna e sono in realtà poi lo stesso uomo che si contende la stessa donna. Ah, già ci stai un po', ecco, mettendo il cervello sotto sopra, perché ci hai dato molti spunti su cui riflettere, quindi ok, ripartiamo. Sì, nel senso che è la lotta tra i sessi, è gli uomini contro le donne, ma è anche gli uomini contro gli uomini e le donne contro le donne. Ah, ok, molto bene, chiarissimo, devo dire, no? A parte gli scherzi, abbiamo capito di che cosa stiamo parlando. Insomma, è qualcosa di estremamente complesso, qualcosa che parla di mente, di realtà appunto mentali. È anche qualcosa non di molto divertente, pratiche. Però, Ah, ok, quindi perché poi ci divertiremo questo, anche. Tutto questo dà anche spunto per dei momenti ironici, per dei momenti divertenti, cioè ci sono dei momenti nello spettacolo in cui si ride, questo posso garantirlo, è esattamente quella che è poi la natura dell'essere umano, più è grottesco e più fa ridere. Ecco, c'è una frase molto carina che abbiamo letto sul web per quanto riguarda la descrizione di questo spettacolo. E, sì. Dicono che questo spettacolo racconti di uomini che vogliono mangiare le donne o semplicemente invitarle a cena, ma che comunque le amano. Esatto. Potremmo riassumere così questo spettacolo. Potremmo riassumerlo così. Pieno di contraddizioni, anche di risate, quindi comunque che ci facciamo durante la vita quotidiana parlando con alcuni uomini, non so se mi permetti, insomma, questa piccola parentesi, ecco. E quindi va bene, mi dicevi appunto che durante lo spettacolo ci sarà musica dal vivo. Sì, c'è un liuto che è uno strumento straordinario, suonato da Simone Colavecchi, e musiche canta dal vivo Giorgio Carducci. Ora non sta a me dire che noi siamo tutti bravi, insomma, sta a voi e a chi avrà voglia di venire. Certo, è un po' come chiedere all'oste com'è il vino, no? Esatto.
sarà sicuramente tutto buonissimo. Questo, perdonami, c'è una cosa fondamentale. Prego. Dobbiamo comunque tutti ringraziare Giuseppe Roselli, perché è vero che il testo è di Rodrigo Garcia, ma è vero anche che l'adattamento, la regia sono di Giuseppe, che ha fatto un lavoro, a mio avviso, molto molto interessante. Ecco, perché appunto si è occupato di questa trasposizione dal testo scritto alla messa in scena di questo spettacolo. Senti, quando e dove possiamo vedere Note di Cucina? Allora, il debutto è domani sera, il 4, al Teatro dell'Orologio, sì, nella sala Mario Moretti, e sarà in scena fino al 16. Fino al 16 febbraio, per due settimane. Un bel periodo quindi in scena. Posso semplicemente augurarti l'in bocca al lupo, ma so che non si fa nel gergo teatrale, si dice viva il lupo, esattamente, e poi c'è un'altra ecco frase, insomma, c'è un'altra parola, la stiamo censurando in questo caso, però abbiamo tutti capito di che cosa stiamo parlando. Quindi tanta 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 per te e per tutta la compagnia Note di Cucina al Teatro dell'Orologio fino il 16 febbraio, a partire da domani. Quindi martedì 4 sarà in scena la prima di questo spettacolo Note di Cucina. Diamo il spero di darti il bentornato quando parleremo ancora di qualche altro spettacolo a cui parteciperai, di cui sarai protagonista. Grazie. Quindi grazie a Sara Greco Valerio di essere stata con noi. A presto. E grazie a voi per averci ospitati. Ciao. Ciao. Voglio vivere così.